sera. Tra meno di 12 ore comincerà a Ginevra l'atteso faccia a faccia tra Reagan e Gorbaciov. Anche se nessuno si fa illusioni sui risultati di questo vertice, le speranze sono tante. Stati Uniti e Unione Sovietica, due superpotenze profondamente diverse, impegnate in una dura e complessa competizione mondiale, sono obbligate, si dice, a intendersi a trovare un accordo per salvare la pace, per evitare a tutti un tragico destino. Il leader sovietico Gorbaciov, giunto stamane a Ginevra assieme alla moglie, 36 ore dopo l'arrivo di Reagan e della moglie Nancy, ha detto che farà tutto il possibile per garantire un esito positivo dell'incontro. Ecco Gorbaciov mentre pronuncia il suo discorso all'arrivo all'aeroporto di Ginevra. Se è deciso quanto me, ha subito replicato il presidente americano, allora metteremo fine alla corsa agli armamenti. Dichiarazioni, come si vede, di buona volontà, ma le divergenze restano. È comunque importante che i leaders delle due superpotenze discutano assieme e si impegnino a risolvere le questioni più controverse. Se son rose, fioriranno, anche se non tutte e subito, nelle gelide giornate di Ginevra. In Colombia, a 5 giorni dal catastrofico risveglio del vulcano Nevado del Ruiz, si cercano ancora altri superstiti, ma purtroppo, quando vengono trovati, poi non si riesce sempre a salvarli. È confermato, i morti sono più di 25.000. C'è adesso il rischio del diffondersi di epidemie e malattie, mentre si teme una nuova eruzione. Speciali apparecchiature a laser controllano ogni movimento del vulcano. La tragedia poteva essere evitata, lo dicono ormai tutti. Ecco com'era Armero nel pomeriggio di una domenica di 2 mesi fa. Una troupe televisiva era andata lì per sapere se la gente avesse paura. Il Nevado del Ruiz si stava risvegliando. Ma la colpa, si dice adesso, non è del vulcano. Questa è stata una catastrofe annunciata. Il sindaco di Armero, Romero Rodriguez, lo vedete, alle prime avvisaglie del risveglio del vulcano, aveva ammonito. Se il calore del Nevado del Ruiz scioglierà i ghiacciai, lo sbarramento sul rio La Caniglia sarà travolta e di Armero non resterà nulla. Romero Rodriguez, la Cassandra di Armero, è ora nelle liste degli scomparsi. Anche il secondo intervento di trapianto cardiaco in Italia è riuscito. Gianmario Taricco, lo studente piemontese operato la scorsa notte a Pavia, sta bene. Gli unici parametri che non rientrano nella norma, hanno detto i medici, sono quelli relativi alle funzioni epatiche e renali, ma si tratta di alterazioni preesistenti all'intervento e causate dalla cardiopatia che aveva ridotto lo studente in fin di vita. Gianmario aveva giocato a pallone fino alla scorsa primavera, a giugno aveva anche dato un esame. Il trapianto, affermano i sanitari, era l'unico modo per sperare di salvarlo. Questo che ora vedrete, eccolo, è invece Ilario Lazzari, il falegname veneto che a Padova è stato sottoposto al primo trapianto. Al collega Giulietti ha detto di sentirsi sereno e di essere diventato ormai uno specialista della bicicletta da camera. Ilario, su prescrizione del medico, 2 volte al giorno per 5 minuti, pedala sulla bici. C'è una caratteristica che accomuna i primi 2 trapianti cardiaci in Italia. I donatori, 2 giovani, anzi giovanissimi, il secondo aveva appena 14 anni, sono morti cadendo dal motorino. Dopo averne tanto sentito parlare, oggi abbiamo potuto finalmente vedere i dirottatori dell'Achille Lauro che sono stati processati. I 5 palestinesi sono stati condannati dal Tribunale di Genova ad una pena complessiva di 35 anni di carcere e a più di 8 milioni di multa. Le condanne sono state inflitte soltanto per il possesso delle armi. Il processo vero e proprio, quello per il dirottamento, si svolgerà in seguito. Il Tribunale, nel giudicare i 5 terroristi, ha tenuto conto della loro collaborazione con la giustizia italiana e ha applicato, così come aveva richiesto il pubblico ministero, le attenuanti previste dalla legge sui pentiti. Grecia. Ad Atene ci sono stati questa sera nuovi disordini. La morte di uno studente avvenuta la notte scorsa nella capitale durante scontri tra polizia e un gruppo di anarchici sta avendo gravi ripercussioni sul governo. Il ministro dell'interno e il suo vice si sono dimessi, mentre 3 alti funzionari di polizia sono stati sospesi. Amministratori e dipendenti della Fonit Cetra sono stati ricevuti dal presidente della Camera. Con loro c'era il presidente della società Sisto Dalla Palma, che ha fatto omaggio alla Iotti della copia di una raccolta di 7 grandi microsolco edita nel 40° anniversario della Liberazione. La raccolta contiene, tra l'altro, documenti sonori di Sandro Pertini e di Antonio Gramsci e un'antologia di testi sulla resistenza in Italia e in Europa. La presentazione all'opera è stata scritta da Nilde Iotti.
anche i panda appena nati possono sopravvivere se non prendono il latte della madre, a patto però che qualcuno sia disposto a prendersi cura di loro. I veterinari e gli inservienti dello zoo cinese Chengdu sono riusciti a tirar su in una culla da neonato, lo vedete, un piccolo panda trovato a settembre da un contadino in una foresta della provincia di Sichuan. All'epoca del ritrovamento il cucciolo pesava appena 581 grammi e aveva gli occhi chiusi. Aveva allora, a detta degli esperti, 20 giorni. Dopo 2 mesi di allattamento artificiale e di cure premurose, il panda gode ora di ottima salute, mangia con appetito e pesa oggi 2 kg e 300 grammi. Ed eccoci, prima di concludere, alle previsioni del tempo. Il satellite ci fa vedere la successione dei sistemi nuvolosi connessi alla depressione che interessa l'Italia. Per i prossimi giorni, secondo gli appunti che ci ha lasciato il colonnello Baroni, la situazione sarà stazionaria. Tempo stabile, con cielo molto nuvoloso coperto e precipitazioni anche nevose a quote basse. Mari molto mossi o agitati, temperature senza apprezzabili variazioni. E tutto, adesso c'è lo speciale TG1, a poche ore dall'incontro di Ginevra tra Reagan e Gorbaciov, lo speciale si occupa di uno dei problemi centrali di questo incontro, le guerre stellari. Grazie per averci seguito, buonasera.